Come nostra abitudine, cari amici, vogliamo fare un po' di rassegna stampa. Come potete vedere qui ci sono alcuni giornali che cercheremo di commentare. Però prima dobbiamo dire due cose. Oggi siamo all'inizio di agosto e vi voglio leggere una cosa importantissima. L'agosto, in linea di massima, Augustus, è oltretutto è dedicato alla dea Salus. La dea Salus, o dea della salute, proteggeva il bene pubblico e la prosperità dello Stato romano. Non solo, ma delle messi. Allora, ricordiamoci bene questa identificazione che avevano i romani tra il singolo, la collettività e lo Stato. No, è anche l'ambiente. Certamente, l'ambiente è strettamente correlato, ne abbiamo già parlato più di una volta. Ma non per niente i fauni, le fonti, era tutto religiosamente custodito. Custodito religiosamente proprio perché c'erano quelle figure mitiche ovviamente, ma di grande religiosità naturale. Poiché il mese di agosto è anche dedicato a Diana, che era sorella di Apollo, e poiché Apollo era il dio della medicina, si volle cercare una relazione identificando questa dea con una divinità greca, Igea, da cui il termine... La fonte Igea anche. Esatto, da cui il nome Igiene, che era figlia... Le abluzioni, ricordiamoci, esattamente. Anche Giovanni Battista. Esattamente, rientriamo in un altro merito. Però le abluzioni erano sempre sacre, l'igiene era sacra, sacra anche in quel concetto lì, in quella sezione là. Figlia di Asclepio, a sua volta figlio di Apollo. Asclepio era un guaritore talmente bravo, che noi chiamiamo Esculapio, certo, il fondatore della medicina. Qui c'è il sincretismo tra igiene e salute. Non solo, no, parlo anche linguistico, tra cultura e classica greca e latina, è la stessa cosa, perché i latini ebbero questa grandissima capacità di assorbire, certo, la grecità. Chi era più avanti di loro nelle varie discipline, non solo i greci, ma anche gli egiziani, per esempio, o i siriani. Esattamente. Quindi quando si parla di civiltà, quando una testa di cazzo a suo tempo parlò di civiltà giudeo-cristiana, diceva una grande cazzata. La civiltà è greco-latina e intrusioni di altro genere vanno prese come precise intrusioni. Una sottospecie di OGM, non a caso la ditta che produce gli OGM si chiama Monsanto, che significa Monte Sion. Ok? Ecco. Quando Esculapio iniziò a risuscitare i morti, siccome questo fatto di risuscitare i morti sconvolgeva l'ordine naturale, fu annichilito da Zeus. E questo è molto interessante, cari amici. Riflettete sulla grande tradizione classica. Il potere che dà sempre giù a chi tenta di sovvertirlo. Oltretutto, ma questa era una sovversione vera, grande, capito? Ma lasciamo andare. No, perché a Cristo venne attribuito proprio la sua divinità proprio dal risuscitare i morti, invece il risuscito dei morti è antinaturale. Quindi è esattamente il contrario. La festa di Diana si tiene il 13 agosto. Attenzione, cari signori, perché dal 13 al 15 di agosto... No, voglio dire però, fare un rilevamento, cioè una valutazione. Cioè, da quella frase lì abbiamo tratto due indirizzi diversi, perché in una, diciamo, in una frase... uno ravvisa più una natura e uno più un'altra, e quindi... Ma ti riferisci alla frase di quello che ha risuscitato? Sì.
Ma Esculapio ha risuscitato. No, io ho ravvisato quella del potere che, diciamo, che incombe sul supervisore dell'ordine. Però il potere in questo caso. Ma in questo caso c'aveva ragione, perché ovviamente. Era vera sovversione dell'ordine quella, certo. Non dell'ordine costituito dall'Orsignore. Dell'ordine quello universale. Esattamente, ben diverso. Allora, ritorniamo. Festa di Diana, che significa la splendente, ricordiamoci che Diana significa la splendente, è il 13 di agosto. Il fatto che Diana sia ma non era identificata anche con la luna? Attenzione, veniamo a tutto. È la dea della interiorità femminile. Bello. Il 15 agosto è festa per la rappresentazione materiale di Diana, le tre fasi della luna. Esattamente. Attento, le tre fasi della donna: luna crescente, giovinezza; luna piena, maturità; luna calante, vecchiaia. Il crescente successivo alla luna calante simboleggia il ritorno della vita. Oh, non è un caso che la festa del 15 agosto, la luna è sempre, per agosto, è sempre stata abbinata al ciclo femminile, quindi alla donna. Che ho detto. No, ma non era chiaro, diciamolo bene. Allora, il ciclo femminile è strettamente legato, anche temporalmente, i 28 giorni, è talmente legato al ciclo lunare che non c'è nulla da aggiungere. No, ma aspetta, fino all'8000 avanti Cristo circa, 7000, il tempo veniva misurato sulle fasi cicliche lunari o quelle della donna. Esattamente. E non sulle fasi solari. Esattamente. Tant'è vero che poi ci sono delle convenzioni e delle abitudini, anche quella del farto. Infatti, il calendario etrusco, fino a che Giulio non approvò e emanò il suo famosissimo, che poi è stato, diciamo, la riforma iuliana, fino a Gregorio XIII, prevedeva proprio la misurazione del tempo in fasi lunari, per cui si ritrovavano che ci avevano i mesi invernali in periodo estivo, e Giulio fece appunto questa operazione dei due mesi nel corso di qualche decennio, poi portato avanti da Ottaviano, che per esempio nel 42 avanti Cristo mancarono due o tre mesi, adesso non ricordo esattamente. No, due o tre giorni era. No, due o tre mesi. Due o tre mesi? Sì, vabbè, addirittura. Comunque, non è quello il più importante. Quello che mi interessava dire, guardate cari signori, che queste conoscenze che avevano gli antichi non le abbiamo noi oggi, ma gli antichi le avevano, quindi evidentemente avevano un cervello, avevano dietro le spalle degli studi molto più interessanti. L'altra considerazione. No, ma soprattutto c'avevano quella pragmaticità da analisti. No, ma conoscevano anche le fasi e quindi conoscevano le cose direttamente, non di duecentesima mano falsificata attraverso la comunicazione. Conoscevano anche i pianeti e tutto il resto, certo. mica ci avevano il telescopio di Galileo oltretutto. Oh, l'altra cosa da dire è che la festa del 15 di agosto, che è la festa di Diana, nelle cose che ho detto, è diventata una festa di una Madonna, ma questo dimostra per l'ennesima volta la trasposizione che c'è stata, la traslazione logica che c'è stata. Esattamente, per cui la festa in realtà hanno chiamato Madonna qualcos'altro, e questo fa parte della sovrapposizione del cristianesimo. No, ma il bello è che la rappresentazione della Madonna con la veste azzurra, tutti i cazzi, eccetera, è esattamente la rappresentazione della dea egiziana. Esattamente, perché questo che significa? È lei Iside, non Iside. Solo, ma abbiamo delle Madonne negre, tra l'altro la famosa Madonna negra venerata a Loreto. Venerata a Cracovia dal Papa Wojtyla. Ah, sì. Era quella Madonna lì, cioè quando Papa Wojtyla, che non era Iside, che non era inesperto di tradizione antica, quindi sapeva esattamente, era uno studioso anche dello Steiner, quando lui dichiarava di essere devoto alla Madonna di Cracovia, era quella, era devoto a Iside. Cerchiamo di ricordarci queste cose. In conclusione di questa chiacchierata che si è prolungata, io però vorrei leggere, siccome i nostri amici sono spesso devoti a Priapo, voglio leggere una ricordiamolo sempre che noi siamo gran sacerdoti di Priapo, esattamente, una poesia che si attaglia a questa cosa, che è scritta da tale Niccolò Franco
nato a Benevento nel 1515, morto a Roma, bruciato vivo dai soliti preti nel 1570. Ma basterebbe questa poesia per renderlo grande, a parte il suo sacrificio, ai nostri occhi. La poesia è intitolata Gran cosa è il cazzo. Gran cosa è il cazzo, se vogliamo guardare, che non ha piedi ed entra ed esce fuori, che è disarmato e ha così gran core che non ha taglio e può insanguinare. Gran cosa è poi, e gran miracol pare, che senza orecchi e sente ogni rumore, che non ha naso e piacegli l'odore, che non ha occhi e vede dove andare. Bellissimo. Gran cosa, e ben da croniche ed annali, che non ha mani e cerca di ferire, che non ha gambe e vuole gli stivali. Ma cosa più mirabile a sentire, che entrando in corpo a furie infernali, e sano e salvo ne sappia uscire. Bellissimo. Questo è il grande Niccolò Franco, degno di essere morto come il grandissimo, che poi non scherzava nemmeno lui, Giordano Bruno, a parolacce, a poesie sulla natura maschile, femminile e quant'altro. E a questo punto diciamo che concludiamo. Era un laico in pectore, era un frate molto minore. Qui ne abbiamo tante, però io voglio leggere quello di un grandissimo poeta. Sì, leggo questa, poi ve ne leggeremo altre, cari amici. Questo è di Giorgio Baffo. Se Dio è per tutto, le anche in mona. E mi pare quello. Giorgio Baffo, cari amici. Venezia 1694-1784. La morale di questo sublime cantore della mona è in questi versi. Che vuol de tutto per la vita umana, se necessario è vero la matrona, ma che vuol qualche volta la puttana. Allora, se Dio è per tutto, le anche in mona. Significa che uno aveva delle reticenze di ragione religiosa, ma una donna gli dice: guarda che Dio è dappertutto e anche qua, mi pare giusto. Questo grande poeta italiano, che ovviamente non fanno studiare a scuola, ma se i ragazzi italiani studiassero queste poesie sarebbero meno coglioni. No, ma soprattutto si divertirebbero, sì, ma andrebbero volentieri a scuola. Sì, certo, sarebbero meno coglioni. Forse farse chiavar voleva una puttana da un chiettinò deposta sul soletto. Con una man la ghe mostrava il petto, con l'altra la si alzava la sotana. La ghe diceva: tiò sta carne umana, metti cogion er cazzo in sto busetto, mostrando che quel luogo benedetto dove si trova il zucchero e la mana. Pensa il chiettin, po' dice a quella donna, che Dio ne vede e che per tutto il gse le già risposo, dunque il gse anche il mona. Certo. Quando la gse così, dunque dov'è, darmi una schiavazzata buzzarona, perché così con Dio più vunire. Su via, dunque chiavè. Allora quel chiettin, buzzaronazzo, noi lo diciamo anche noi, buzzarone. Sì, un buzzarone, un cialtronaccio. Allora quel chiettin, buzzaronazzo, gamesso drento tutto quanto il cazzo, e con quel vis de cazzo, quel gusto così grando l'ha sentio, l'ha dito: ah, ti sa ragione, che qua che è Dio! Carino. Ma scrivere nel 1600 quelle cose lì era da rivoluzionario vero, era naturale, cioè ti acchiappava l'inquisizione, ti metteva a rogo, e te credo, e l'altro l'hanno messo a rogo. Certo. Io con questo chiuderei, poi riprendiamo un'altra. Bene.